Benvenuti a il punto trasmissione settimanale di approfondimento dal centro video di Palazzo Cesaroni, attualità, politica, economia, soprattutto l'attività dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, con in studio questa settimana i consiglieri regionali Sergio De Vincenzi, gruppo misto Umbria Next e Silvano Rometti per i socialisti e riformisti. Eh, siamo, andiamo prima del Consiglio regionale o dell'Assemblea legislativa della riunione d'aula che tratterà un documento in cui si parla e si chiederanno, una proposta di risoluzione tecnicamente nuove forme di autonomia per la regione Umbria vorrei subito brevemente un flash sulla vostra eh, impressione e sull'importanza che può avere un documento di questo genere per la regione Umbria De Vincenzi? Sì, eh, dunque il tema è estremamente importante perché eh, si parla poi alla fin fine di identità e sull'identità credo avremmo molto da dire come Umbria ma come tutte le regioni eh, nazionali. Abbiamo visto che c'è stato anche un referendum recentemente nel nord Italia su questi temi, quindi eh, sicuramente avremmo occasione, modo di meglio mettere in evidenza proprio quelle che sono le peculiarità regionali e dare modo di incentivare poi lo sviluppo in maniera più importante e attento. Rometti, su questo non c'è scontro politico, ma è importante appunto diffondere anche questo interesse della regione che sta cercando nuove forme di autonomia. Non c'è scontro politico, però se noi guardiamo la vicenda degli ultimi anni, di come questo Paese ha affrontato un po' il tema dell'autonomia delle regioni. Noi veniamo da anni in cui si è discusso per anni di federalismo in questa, in questa regione, in questo paese. Poi a un certo punto di fatto con il referendum che non è andato in porto eh, si veniva compresso molto il ruolo delle regioni. Adesso giustamente si torna a una dimensione in cui le regioni debbono avere maggiori competenze legate soprattutto alle politiche che hanno ricadute più dirette sui territori, quindi questo credo che sia un fatto positivo insomma, perché comunque dopo la vicenda che ha riguardato le province io penso che eh, organizzare questo nostro Stato sulla dimensione comunale che comunque è l'ente più vicino ai cittadini è quello che dà le risposte più immediate per tutta una serie di problemi molto, come dire, molto diretti che, eh, che, che le comunità vivono la, e poi la dimensione regionale magari pensando anche in prospettiva a una qualche diciamo, riorganizzazione di queste regioni però intanto Pensare a un maggior ruolo delle regioni rispetto allo Stato centrale credo che sia un'operazione condivisibile, non a caso insomma, la nostra Assemblea credo che manifesterà un consenso molto diffuso, se non unanime. C'è un'altra cosa di cui volevo parlare, comincio proprio da lei, eh, Rometti, perché insieme agli altri capigruppo di maggioranza, ovvero il capogruppo del Partito Democratico e di MDP, avete richiesto eh, una conferenza regionale sul lavoro e sull'economia, cioè un, fare un punto sulla situazione che riguarda un po' la regione da, da tutti i punti di vista, appunto, dove ci sono problemi nel lavoro, nell'economia. Ecco, che cos'è esattamente questa, questo incontro che si vuole fare? Quali saranno gli sbocchi eventuali? Dunque, la conferenza regionale eh, sull'economia e sul lavoro è, una, diciamo, è, è uno strumento diciamo, che è previsto dallo statuto regionale e viene prevista con periodicità annuale. Per la verità, è stata diciamo organizzata no, 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 sicuramente non spesso, però io penso che ci troviamo in una condizione in cui insomma, la nostra regione vive eh, in una fase eh, chiaroscuro, abbiamo dei dati economici, li vediamo insomma, vari, vari recentissimi, quelli della Banca d'Italia, i dati Istat, ho letto anche qualcosa questa mattina che dicono che... insomma, Rispetto ad esempio alla Toscana e all'Emilia-Romagna, nell'Italia centrale le cose forse vanno un po' peggio in Umbria e, insomma, siamo dopo dieci anni di crisi. Abbiamo una condizione in cui abbiamo la vicenda del terremoto. Io penso che fare un punto e una riflessione a 360 gradi rispetto a quelle che sono le prospettive economiche della nostra regione, l'occupazione, per quel che riguarda diciamo la nostra comunità regionale a partire dai giovani, la situazione del lavoro, la precarietà, le disuguaglianze, insomma i temi veri che riguardano una comunità come la nostra, credo che sia un qualcosa. Allora, questo lo si fa non tanto e non solo facendo una discussione insieme all'Assemblea, ce la cantiamo e ce la suoniamo fra noi, ma chiamando in questa occasione i soggetti portatori di interesse che sono le associazioni imprenditoriali, sindacali, di categoria, e quindi facendo un'area, e, e come maggioranza abbiamo ritenuto che questo fosse come dire, un momento in cui organizzare, chiedere di organizzare questo evento in accordo con la giunta regionale, che chiaramente porterà quelli quelle che sono eh, le politiche e il punto di vista dell'amministrazione regionale. De Vincenzi può intervenire su questo perché sarà chiamato in causa come consigliere regionale e poi c'è pronta anche un'altra domanda. Eh, certamente, noi ne abbiamo parlato di questa conferenza in occasione della revisione dello Statuto, eh, crediamo che questa sia uno strumento importante, certo è che eh, fino ad oggi di fatto a me non risulta che sia stata mai convocata forse una volta e eh, sostanzialmente eh, questo è accaduto perché eh, la Giunta ha sempre organizzato una concertazione in separata sede eh, rispetto al Consiglio, eh, rispetto all'Assemblea e quindi questo fatto eh, ci ha creato diciamo, una distonia poi in realtà per cui l'Assemblea è entrata in secondo piano nonostante che, fosse, nonostante che sia eh, l'organo eletto dai cittadini e è uscita un pochino di scena rispetto al tema, ma il tema è quello dello sviluppo, lo diceva il collega, il tema è quello del, eh, di garantire a questa regione un'economia solida che in questi anni è venuta a mancare e, e quindi soprattutto è venuta a mancare eh, diciamo l'azione del Consiglio, quindi questa è un'occasione importante. È un eh, buttare un po' la palla in calcio d'angolo sostanzialmente da parte dei colleghi della maggioranza che eh, si sono accorti di questa distonia e eh, della incapacità di poter giocare un ruolo importante rispetto alla Giunta. Quindi noi crediamo che sia un'occasione utile per tutti, eh, crediamo però che ci siano diciamo, cose da rivedere su questo fronte. Bene, abbiamo anticipato una discussione che naturalmente inizierà. E, cambio completamente argomento invece perché lei De Vincenzi ha partecipato da pochi giorni ad un convegno che si è svolto proprio qui a Palazzo Cesaroni per fronteggiare l'adolescenza dei figli adottivi. Allora le chiedo di farci un brevissimo report su questo sì, argomento. Eh, questo è un tema assolutamente importante anche se eh, di fatto mh, poco considerato dalla, dalla Giunta, eh, dagli organi competenti. Eh, sostanzialmente eh, si è parlato molto in questi anni di affido, di adozione, eh, ma poco si è andata a vedere le problematiche che poi questi ragazzi hanno all'interno della scuola, man mano, ad esempio man mano che si cresce, all'interno anche degli aspetti sociosanitari. Non ci dimentichiamo che uno dei temi veramente che è immerso e che richiedono in maniera importante le famiglie adottive è poter eh, formare e sensibilizzare da un lato la rete eh, dei pediatri sul tema dell'adozione perché implica un eh, modus operandi poi con eh, i ragazzi eh, attento e eh, puntuale e dall'altro soprattutto una rete di screening sanitario che eh, ormai si rende ineludibile. È vero che eh, per contro eh, abbiamo una fase di decrescita delle adozioni, anche se questi sono sostanzialmente i dati che vengono dalla Commissione Internazionale per le Adozioni. Si somma questo aspetto alla, alla fecondazione artificiale, all'utero all in affitto, ahimè come, come pratica, eh, ma sempre più adesso le adozioni eh, hanno tutta una serie di problematiche che fanno sì che poi i, i ragazzi vengano non più adottati in tenerissima età, ma man mano eh, si è alzata anche l'età di adozione. Di conseguenza i temi si amplificano, i problemi crescono e c'è cioè bisogno di sostenere le famiglie con dei servizi attenti e accurati. Accanto a questo tema ci si può aggiungere il tema anche del, dell'affido familiare sicuramente perché io ne ho parlato in un question time, ho chiesto conto all'assessore, in realtà la risposta è stata molto elusiva. Eh, la... Che senso che cosa manca? Beh, quello che manca è innanzitutto un, una coerente organizzazione delle famiglie affidatarie. Questo è il primo tema. E cercare di sfruttare questo istituto perché è un istituto essenziale per i minorenni eh, per garantire una crescita adeguata. E dall'altro diciamo, per meglio sfruttare le risorse eh, a disposizione della Regione. Teniamo conto che sui dati che ha riferito l'assessore, considerando per il 2016, 2017, 225, 220... <coughs> Ragazzi, nelle strutture eh, per minorenni possiamo immaginare un costo di 100, medio di 100 euro al giorno, qualcosa come 8 milioni di euro. Quindi, considerando che l'affido porterebbe a un risparmio considerevole di, questi, di queste cifre. E permetterebbe di liberare risorse per meglio indirizzarle in tutta un'altra serie di iniziative e su questo chiederemo ancora ulteriormente conto perché i dati che ci sono stati dati eh, sono assolutamente insufficienti. Ora è chiaro, vado più veloce perché i minuti passano. Silvano Rometti ha presentato una proposta di legge sul, sull direi sullo scarso utilizzo, mi pare di capire da quello che ho letto, dei farmaci cannabinoidi, un farmaco di cui c'è sempre maggiore richiesta in Umbria e che lei eh, propone per chi eh, soffre appunto di... Agevolare con una proposta di legge che, se non ho capito male, riguarda la somministrazione in gocce di questo tipo di, di farmaco. Sì, cioè, parliamo innanzitutto del, della somministrazione ad uso terapeutico, no? non, non, non fini ad altri fini, quindi c'è una legge regionale che, 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 che disciplina. Diciamo ora c'è stato un convegno visto questi qualche giorno fa. Eh, il problema più generale è l'approvvigionamento, non si riesce ad avere un approvvigionamento di. Cannabis sufficiente per quelle che sono le esigenze terapeutiche nella nostra regione e questo è un elemento sicuramente una criticità. L'altro tema che viene sollevato anche dal personale medico, insomma dagli addetti ai lavori, dai specialisti che, che mi hanno in qualche modo eh, sottolineato questa carenza e questo, questo problema che abbiamo in Umbria è le modalità di somministrazione perché manca soprattutto la preparazione di prodotti cannabinoidi in forma liquida e quindi poterli somministrare in gocce, soprattutto per gli anziani, è più facilmente dosabile, più facilmente assumibile, quindi è una parte del problema che deve essere risolto e quindi con questa proposta speriamo che si possa fare l'ultimo tratto, la parte che in qualche modo manca per una piena attuazione della legge che noi abbiamo e fermo restando questo problema più generale che diceva anche l'altro ieri in questo convegno l'assessore Barberini che c'è comunque un problema generale di approvvigionamento di prodotti cannabinoidi per poter poi fare le, i preparati, diciamo, i preparati, le, le, i preparati per poter essere somministrato in larga scala, così come è richiesto sempre, sempre in maniera maggiore. Qui viene comprata all'estero anche, perché viene acquistata in certo, stato... immagino altissime spese. E, e, oltretutto aumentando i costi, chiaramente. Parlando sempre di sanità, ricordo ai telespettatori o a chi segue la trasmissione in rete che entrambi i consiglieri fanno parte della Commissione Sanità. E servizi sociali dell'Assemblea legislativa. Dicevo, restando in tema di sanità, De Vincenzi, da tempo lei si sta interessando della vendita di un ex ospedale, quello di Orvieto, se non vado errato anche della ex pediatria di Orvieto. E ha richiesto anche un'audizione per chiarimenti, chiarimenti però ecco di che tipo su questa cessione sì. di patrimonio pubblico, diciamo. Sì, eh, questa è una storia ormai decennale, ultra decennale, perché è cominciata nel 2007. Il tema non investe soltanto eh, diciamo eh, la struttura sanitaria, ma investe poi tutta la città d'Orvieto, perché stiamo parlando dell'ex ospedale che si affaccia sulla piazza del Duomo. Stiamo parlando dell'ex pediatria che è subito a ridosso eh, della struttura ospedaliera, quindi parliamo di centro, di centro storico e del destino di questa piazza unica nel mondo per come tutti quanti noi la conosciamo. Quindi il tema eh, che eh, questa struttura, che dovrebbe andare la vendita dovrebbe andare a rifinanziare eh, la costruzione della Casa della Salute di Orvieto, in realtà ehm, pone dei problemi oggettivi che sono quelli eh, delle, eh, diciamo, del destino successivo di queste strutture che ruotano diciamo, appunto sulla piazza e dalla, da come eh, è immerso nelle audizioni non abbiamo, per come è stato strutturato il bando che è andato praticamente in evaso perché non è stato possibile è stato fatto un bando a febbraio, non è stato possibile cedere la struttura, però ha aperto una serie di questioni, cioè della destinazione successiva. Eh, quel bando era orientato per una vendita, per una costruzione di, uno, di un albergo, però da come abbiamo visto un pochino la situazione eh, è possibile, sono possibili tutte altre destinazioni. Allora, eh, su questo tema noi abbiamo cercato di vincolare un po' più la struttura eh, dell'ASDRE che si interessa della vendita per conto della regione in maniera tale che eh, delle garanzie possano derivare ai cittadini stessi, perché qui parliamo del futuro di Orvieto e su questo fronte ad oggi non abbiamo ancora certezza. E infatti era partita anche da cittadinanza attiva di Orvieto una richiesta di chiarimenti in tal senso. Consigliere Rometti su questa vicenda? Beh, lì è la verità i, diciamo i profili della, della questione erano, mi sembra, io ho partecipato all'audizione con, con il direttore dell'ASL di Terni Orvieto. Erano due. Uno si faceva una, diciamo, si cepiva nel merito la valutazione dell'immobile e due si voleva come dire, in qualche modo segnalare che la destinazione fosse coerente con quella che si, insomma, è un po' la, la vita del centro storico di Orvieto. Peraltro l'ospedale è ubicato vicino al Duomo di Orvieto, quindi una, un luogo di assoluto prestigio. Che, 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 che può avere un'unicità a, a livello nazionale, direi, per quello che è il valore di quel bene eh, storico e architettonico che è appunto il Duomo di Orvieto. Allora, io avendo un po' più di, come dire, di realismo su queste vicende, perché se noi guardiamo a quello che è stato il destino degli ospedali, dei vecchi ospedali umbri, considerando che l'Umbria è una regione che ha modernato tutta la sua rete ospedaliera, quindi i vecchi ospedali sono rimasti lì in attesa di una destinazione. Ci dobbiamo anche tener conto, penso a Città di Castello, penso a Gubbio, dove c'erano risorse regionali importanti e non sono riusciti ad utilizzarle perché non c'era un soggetto che avesse un progetto di riutilizzo di quella struttura. Quindi quando si parla di riutilizzo di un bene come quello bisogna avere, secondo me l'amministrazione comunale ha fatto bene nel piano regolatore a prevedere delle destinazioni coerenti con una politica di valorizzazione, rilancio, di rivitalizzazione del centro storico, ma anche appetibile da un punto di vista di chi, visto che cerchiamo risorse private, ma anche appetibile da un punto di vista del privato che deve metterci soldi per poter fare l'intervento, perché altrimenti noi rimaniamo eh, se, in una situazione in cui, peraltro sono già molti anni, il bene, peraltro a Orvieto esistono già tanti altri volumi non utilizzati, che sono le caserme militari, sono tantissimi volumi nel centro storico a cui non si è riusciti a dare una destinazione, quindi si rischia, come è succede, come sta succedendo e come è successo in altre città dell'Umbria, che questi immobili, che hanno anche un valore storico, ubicati nelle zone migliori delle città, nei centri storici, rimangono lì senza una destinazione. Quindi... Ecco, mi credo che dovremo tener conto insomma, di avere un equilibrio che consenta però di restituire a un utilizzo questi, questi, questi volumi e questi beni. Prometti, approfitto della presenza di entrambi per parlare anche di sanità in senso stretto, l'Umbria è regione benchmark, cioè i cui valori vengono presi ad esempio come buona e corretta gestione. Però ci sono anche altri numeri che non vanno bene da tempo, per esempio la lunghezza dei tempi di attesa per alcune prestazioni, non per tutte, ma mi pare che è un problema che i cittadini ancora sollevano. Quali sono le criticità nei nostri ospedali, nei nostri, eh, nelle nostre strutture sanitarie? Io credo che giustamente il fatto che la l'Umbria sia un, diciamo, una regione benchmark, cioè che i, i, i riferimenti economici dell'Umbria sono i migliori e vengono presi a riferimento appunto dalle altre regioni, è un valore in sé importante ed è giusto che venga apprezzato e, e quindi questo sicuramente è incontestabile perché peraltro... Il fatto di tenere i conti in ordine della sanità significa poter continuare a garantire servizi, poter continuare a garantire l'universalità del servizio per tutti e se le cose diciamo, non tengono poi diventa tutto più complicato. Detto questo però, come, 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 come è stato detto, ci sono le, i cittadini percepiscono poco questo elemento. Non è che il cittadino è interessato quando va in ospedale se ha dei servizi e delle prestazioni efficaci, se quando chiede di fare un esame lo si fa in tempo e da questo punto di vista sicuramente, l'abbiamo detto in altre occasioni, qualche passo avanti va fatto sulle liste d'attesa dove si cerca comunque si è cercato di dare delle risposte che probabilmente ancora bisogna continuare a dare. Io vedo un problema nella nostra regione di perdita di professionalità, cioè la sanità si presta non con le strutture o con eh, le i, i, diciamo le, bisogna avere poi professionisti di qualità e da questo punto di vista forse insomma alcune, alcune perdite in Umbria ci sono state penso insomma alla chirurgia di Perugia per fare un esempio da sempre Castrini eh, Mercati eh, ci sono stati, insomma, era, 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 era una, una scuola di risonanza nazionale, non credo che in questo momento si trovi in questa condizione e potremmo parlare anche di altre specialità, quindi è importante anche avere, come dire, trattenere in Umbria le professionalità migliori, quelli che poi fanno la qualità della prestazione e dell'assistenza, anche da questo punto di vista credo. Ora noi abbiamo adesso la giunta, l'assessore ha annunciato, eh, è, in, è in redazione, insomma, anche attraverso dei gruppi di lavoro il nuovo piano sanitario regionale credo che quella dovrà essere l'occasione per affrontare le cose. Che, in una sanità buona, che viene dichiarata buona dai cittadini umbri, dalle indagini che si fanno, dalla rispondenza e dalla come dire, qualità dei conti: però, insomma, come sempre al meglio non c'è mai, mai fine. E continueranno naturalmente sempre le richieste da parte dei. Cittadini che al di là di questo vorrebbero naturalmente sempre una sanità sempre più efficiente. De Vincenzi su questo... Assolutamente, assolutamente sì, si faceva riferimento a questo titolo di regione benchmark, intanto non condividiamo come minoranza il trionfalismo dell'assessore perché intanto questi dati sono dati riferiti a un triennio fa. E quindi ovviamente da questo punto di vista le cose sono cambiate radicalmente, non ci dimentichiamo che oggi abbiamo una eh, sanità che impegna per il 70% delle risorse verso le cronicità e questo fatto evidentemente eh, diventa un elemento diciamo, di ostacolo a una garanzia di una sanità diffusa sul territorio e coerente con eh, quelli che sono in bisogno. Dall'altro, non ci dobbiamo dimenticare l'invecchiamento delle nostre professionalità. Eh, eh, non riusciamo ad assumere, vediamo da, a Orvieto, gli anestesisti, mancavano gli anestesisti in questi giorni e si è dovuto chiudere le sale operatorie. Abbiamo un problema serio sul dipartimento di eh, prevenzione. Ricordiamoci sempre che eh, per ogni euro speso in prevenzione. C'è cioè un ritorno di 10 euro, quindi una decuplicazione dei finanziamenti erogati in quel settore. Quindi se noi vogliamo parlare di sanità dobbiamo prendere tu cur l'organizzazione e capire dov'è che si vuole andare. Si è parlato di piano sanitario, l'ultimo piano è del 2009, non è stato applicato, anche le parti in causa, a cominciare dai sindacati ma tutti i professionisti, eh, insomma, invocano la necessità addirittura di riprendere in mano quello che era stato paventato nel 2009, quindi abbiamo un ritardo praticamente quasi di un decennio. Allora, i toni trionfalistici crediamo che debbano essere messi nel cassetto e soprattutto impegnarsi per un'organizzazione seria, non ci dimentichiamo che anche il personale eh, infermieristico è sottodimensionato sapendo anche che il grosso del lavoro viene svolto da questi professionisti che hanno eh, eh, diciamo necessità anche di avere tempi coerenti, perché poi ci si sbaglia per, per il fatto che si è sotto pressione no? in tante occasioni, quindi da questo punto di vista invochiamo veramente un cambio di passo da parte dell'assessore, ma ecco, in questi, ormai sono mesi che non si governa in questa regione. Da questo punto di vista ci auguriamo che almeno con il piano eh, sanitario qualcosa in più si possa fare. Vedo che siamo agli sgoccioli, avrei ancora una domanda per il consigliere Rometti, scendendo un po' di livello come emergenza. Eh, Rometti chiede di agevolare, ovviamente parliamo di atti depositati, quindi sono discussioni che ufficialmente verranno fatte qui. Chiede di agevolare lo svolgimento di sagre e feste paesane. Perché? Dov'è il pericolo, consigliere? Per, eh... Le sagre purtroppo abbiamo. No, c'è questa interrogazione che ho presentato, ho visto ci sono anche altri, altre mozioni, credo. No, c'è queste norme nazionali che sono uscite dopo le vicende, credo che partono dalle vicende di Torino da quando c'è stata gli la, eventi, finale, la finale piano, sono, eh, sono state diciamo, emanate delle norme che sul versante della sicurezza per gli eventi, chiaramente. Restringono e mettono delle, delle norme molto più rigide per gli organizzatori e questo va bene, bisogna, la, la sicurezza prima di tutto. Naturalmente soprattutto per eventi più piccoli, per eventi per sagre paesane, per manifestazioni diventa un problema molto rilevante, insomma, poter corrispondere a tutte le prescrizioni. Che vengono previste magari per manifestazioni di una certa dimensione. Quindi graduare un po' i vincoli, tener conto anche della dimensione e della, della, della partecipazione dei cittadini a queste manifestazioni, penso appunto a Sagre, Feste Paesane, che sono una delle. Insomma... C'è una bassa Beh. probabilità di attentato. Eh, Beh, sì, è diciamo, è l'occasione per, per stare insieme, ecco. insomma, diventano, diventano delle, 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 delle manifestazioni di comunità e credo che sia un, un problema molto sentito. Quest'anno molte di queste manifestazioni verranno realizzate proprio a causa di queste, di queste norme. Quindi, insomma, è uno dei problemi, probabilmente non è uno dei problemi principali che ha questa regione, però credo che. Un'attenzione a questo forse andrebbe prestata. Una delle cose di cui si occuperà l'Assemblea sì. legislativa dell'Umbria. Il tempo a questo punto è terminato. Io ringrazio i consiglieri Silvano Rometti, Gruppo Socialisti e Riformisti, il consigliere Sergio De Vincenzi, Gruppo Ciao. Misto Umbria Next e anche i ragazzi degli istituti Alessi e Galilei di Perugia che non vedete, non sono inquadrati perché non c'è una camera da qua ma che in correttissimo silenzio hanno fatto oggi da pubblico nella loro formazione per l'alternanza scuola-lavoro. Quindi ringrazio anche i presenti, oltre che voi che ci avete seguito. Appuntamento la prossima settimana.